Ciao ragazzi, come state? Bentornati sul mio canale. Allora, oggi un nuovo video. Oggi faremo un video sui prodotti finiti del periodo. So che questo tipo di video è un video che a voi piace tanto, vi rilassa tanto e allo stesso tempo vi posso dare qualche consiglio, qualche spunto. Una tipologia di video che mi piace tanto vedere. Sapete, io cerco di non comprare tanta roba e di finire prima quello che ho. Ovviamente quello che mi serve lo vado a ricomprare. Però, per esempio, se ho un sapone per la lavatrice, un ammorbidente, oppure un, che ne so, un detergente viso, non è che ne vado a ricomprare altri 10, ma cerco di smaltirli. Alterno un po' di whispering a soft spoken perché ho scoperto che mi piace tantissimo il mio soft spoken e quindi alterno un pochettino così faccio contenti un po' tutti. Vi ho già mostrato in un video, sicuramente questo qua ve l'ho già mostrato in un video di prodotti preferiti perché è davvero buonissimo questo Vernel. L'unica pecca è che dura troppo poco e però penso, se non sbaglio, ci sia anche la versione più grande, credo. Però ragazzi, se state cercando un ammorbidente buono, questi della Vernel credo che siano stupendi. L'unica cosa è che sugli abiti non persiste parecchio, quindi sì, quando fate il bucato profuma, ma non persiste. Quindi comunque là, in particolare mi piace questo qua. Questo è non lo so, Sogni di Loto. Boh. Mamma mia, che buono. Fa tipo un odore di spa, non so, vi rilassa proprio l'odore. Mille, questo qua di Marsiglia, anche questo fa un buon profumo, proprio sa di sapone di Marsiglia, ecco, veramente molto buono e mi è durato una vita, cioè proprio tantissimo. E di questi saponi qua della Formilla ne ho sentito parlare strabene e li trovate alla Lidl. Sì, buoni, ma niente di che, cioè voglio dire c'è di meglio, quindi lo ricomprerei, sì, lo ricomprerei, però potete trovare di meglio, ecco. E comunque l'odore è molto buono, sa di Marsiglia. Poi vi faccio vedere i primi prodotti per la cura della casa. Ho finito questo Dixan. Questo io lo uso prevalentemente per capi colorati e mi piace tantissimo il profumo. Ha un odore. Questo odore di Dixan mi ricorda acqua e sapone, cioè quando entri nell'acqua e sapone, senti odore di Dixon. A volte prendo le cose quando le trovo in offerta, quindi quando trovo qualcosa in offerta, lo prendo, ecco. Non prendo mai qualcosa in particolare, cioè mi deve proprio piacere per prendere sempre la stessa cosa, altrimenti cerco di prendere le cose in offerta. Un altro che ho finito è il Dash e penso di avere tutti questi saponi perché li ho trovati in offerta e quindi ne ho presi alcuni perché forse mi scocciavo di andarci sempre e quindi li ho presi già, mi feci la scorta. Infatti
Infatti io non compro saponi da una vita, praticamente. E questo anche cerco di utilizzarlo sui capi colorati. Questo è il Dash. E il Dash ha un odore simile al Dixon, però l'unica cosa del Dash è il tappo, cioè perché voi versate nel tappo, mettete in lavatrice. Questo tappo è cioè la scomodità è questo tappo di Dash. Perché voi quando mettete dovete metterlo queste cose che ho finito devo assolutamente andare a ricomprarle perché sennò rimango senza. E quindi sì, in questi giorni le ricomprerò oppure quando vado a fare la spesa, vabbè, mo mi organizzo comunque. Questa è la candeggina V5 profumata, questa se non sbaglio l'ho presi alla Lidl, mi è piaciuta molto questa candeggina, è veramente delicata. Io la candeggina non la uso. Voi dite allora perché ce l'hai? Perché la uso prevalentemente per pulire il WC, ecco. Diciamo che invece di, cioè, uso sia quello lì apposta per pulire il WC e poi ci passo anche la candeggina perché ha un potere sbiancante e quindi vengono belli puliti, ecco. E poi sì, la uso prevalentemente quello, oppure a volte per pulire fuori alle scale fuori alla porta, ecco, per sbiancare, sgrassare, eccetera. Poi se vedete, tipo che ne so, è buona anche per macchie di muffa, eccetera, eccetera, quindi la candeggina bisogna sempre averla. Io la odio, cioè mi tipo la candeggina, quella classica. La odio, invece questa qua di Lidl mi è piaciuta proprio tanto. È proprio delicata, cioè non si sente proprio che candeggina. Vabbè, un po' si sente, però è proprio delicata, delicata. Ed è questa qui, profumata. Col tappo verde adesso. Mi pare che c'è anche una con un altro colore, comunque questa qua. Della V5 ho finito le salviette, queste qui fatte così, e ho finito sia queste sia quelle lì, queste sono per lavare i pavimenti. Ho finito sia queste che quelle lì, proprio le salviettine igienizzanti che io compro sempre, compro sia queste che quelle perché sono stracomode. E quindi questa è un'altra cosa che dovrò comprare alla Lidl perché convengono tantissimo, cioè conviene il prezzo e anche la quantità. Quindi ve le consiglio, soprattutto quelle lì, semplici igienizzanti. Quindi sì, devo ricomprare. Sono dei cos'è? Un
uno scrub rimodellante, mi sto insosando tutte le mani comunque, è uno scrub rimodellante della Equilibra, sì, il pack è tutto rovinato, sono buoni ma hanno un odore che mi infastidisce perché hanno un odore di rosmarino, cioè quando vi scrubate con questo sembra che siete tipo quei polli arrosto con il rosmarino sopra. Sì, ma sa proprio di pollo, non so, pollo con rosmarino. Infatti non lo ricompro solo per questo, perché c'ha un odore fastidioso. Questo è un gel purificante per le imperfezioni e questo me lo consiglio mia sorella e mi è durato tantissimo e è molto buono. L'unica cosa è che mi secca la pelle, quindi dopo questo dovete assolutamente mettervi una bella crema idratante. Però i prodotti della La Roche-Posay sono veramente ottimi. Io uso anche la crema della Roche-Posay per le imperfezioni. E quindi anche questo è finito. Come ho finito questo qui della Rovectin, questo gel detergente, ce n'è ancora? No, praticamente è finito. Praticamente è finito. E questo qui, vedete, della Rovectin, molto comodo. A me piacciono i dispenser così, sono molto comodi. Questo l'ho preso da Yes Style. Yes Style è un sito skincare coreana e io ho ricevuto varie volte prodotti, ma li ho anche acquistati perché mi ci trovo da Dio, cioè veramente io vi straconsiglio Yes Style. Tra l'altro vi lascio il link in info box se siete interessati. E questo l'ho usato per metà. Rimanendo in tema skincare, ho finito questa crema dell'erboristica. Questa l'ho finita, l'ho voluta finire perché era molto corposa e quindi con questo clima molto molto caldo e afoso, questa crema non era proprio più cosa, cioè veramente c'è una crema più fresca. Però ragazzi, a me le creme dell'erboristica mi piacciono tantissimo, cioè sono proprio ottime, ottime. E a parte l'odore che ha, questa qua era tipo un concentrato di acido ialuronico e ottimi ingredienti. E la mattina mi svegliavo con la pelle super, super rimpolpata. Sembrava tipo una pelle di bambino, non lo so, bellissima. E infatti mi è un po' dispiaciuto che è finita, però ho tantissime creme, quindi però top, soprattutto per il periodo invernale. Ho finito un siero viso, questo qui della Florence, non mi è piaciuto per niente, bocciato proprio, flop enorme. Infatti questo qua è stra mega consigliato, anche su Amazon c'ha tantissime recensioni positive, dicono veramente che fa miracoli, a me non è piaciuto proprio, zero, cioè l'ho usato perché l'ho pagato 20 euro o 16, giù di lì, ma no,
Mai più, proprio mai più. E comunque questo era un siero alla vitamina C della Florence. Ingredienti ottimi, ma non... Una crema che mi è piaciuta molto è questa qui di Alma Kay, credo. Questa qui ha i minerali del Mar Morto, un odore buonissimo e l'ho usata tipo 4 volte. Strabuona questa crema, eh. A parte l'odore, sa di brezza marina. Bello, bello, bello. E ho finito vari campioncini di profumo. Un campioncino di Edo, un campioncino di Issy, l'Odissi, Eau de Magnolia, questo qua. Buono, ma niente di che. E ho finito, anzi ho uno spruzzo pure, no, non esce più. Vabbè, Burberry Body. Infatti l'ho comprato anche full size. Ho finito un balsamo Sien, questo qua, e ho finito un correttore di IT Cosmetics. Questo correttore è molto coprente, però c'ha una pecca, mi fa venire i brufoli e tutte imperfezioni sotto pelle. Quindi sì, coprente, ma è talmente coprente che non mi fa respirare la pelle, secondo me. E riesco, c'è uno sfogo di imperfezioni mai viste. Quindi, anche no. L'ho finito, è proprio super super finito. Ma anche no. E l'ho pagato, se non sbaglio, sulle 13 euro. Usando le creme che fanno parte del mio progetto smaltimento perché voglio togliermene dagli occhi. E questa della Caloderma non mi è piaciuta proprio, orribile. Pure l'odore, proprio nauseante. Infatti non... No. Finito questa qui, limone e agrumi della Bottega Verde, questa è una crema corpo buonissima. Poi tra l'altro io adoro le creme o i profumi che sanno di agrumi, cioè per me è la vita proprio. Che bello. E comunque le creme di Bottega Verde, i profumi sono veramente bellissimi, secondo me. Fa delle profumazioni veramente molto belle. Infine, sempre rimanendo in tema agrumi, eccetera, eccetera, ho finito questo. Me ne manca giusto uno spruzzetto che farò dopo. Dopodiché è finito. Questo è agrumi di Sicilia. Questo è veramente top e l'ho trovato da acquestapone. Sa proprio di agrumi, sì, di limone, arancio. Che bello, è freschissimo. Infatti questo è proprio... Forse questo video durerà un'eternità, anche se le cose stavo vedendo, no, va bene così. Comunque, non sono molte le cose che ho finito, però meglio così perché altrimenti si accumulano tante cose e il video viene di 3 ore. Quindi va bene così. Noi ci vediamo al prossimo smaltimento prodotti e vi mando un bacio. Mi vado a lavare le mani perché sono tutte unte. Ciao ciao.